Sono tutti i corsari del web. Io sono Alcoli Sara e quest'oggi ci ritroviamo nuovamente qui su In Verbis Virtus. Ed eravamo rimasti qua in una nuova area, con una nuova mappa e con dei nuovi segreti da scoprire. Intanto, prima che me ne dimentichi, perché me ne stavo già dimenticando. Ok, fatto tutto, adesso ho aumentato la gamma e mamma mia quanto è luminoso. Così tanto che probabilmente non ci servirà più il lume tial. Ok, devo fare un po' di Orca miseria, quanto è luminoso. Spero che adesso YouTube non dia più problemi con la luminosità. Allora, cerchiamo di capire, perché non sto molto ben capendo questa mappa, eh. Ok, senti, bisogna prendere una decisione, andiamo di qua. C'è già qualcosa che è un muro di fiamme. Con ciò che sembra... non ho visto nulla. Cosa sei? Tial Huda. No, eh? Va bene, ho capito. Qua ci andiamo dopo, allora. Possiamo entrare in acqua da qui. Ok, magari facciamolo dopo, eh? Lume Tial. Vediamo un po' dove ci conduce qua questo lungo corridoio molto oscuro e tenebroso, che non è più ormai oscuro. No! Ectolume! Bruciate! Mamma mia che... Via! Show! Maledetti! Marrani! Non mi fate paura! Ok. Lume Tial. Ah! C'è un'iscrizione. Ci sono dei guardiani di pietra. Per favore, non fatemi del male. Ok? Cura! La carne è uno schema già prefissato. Conoscerne i meandri ti concede di impartire gli ordini. E questi ordini possono essere di morire, come di vivere. Il tuo guscio è fragile, la tua mente è forte. L'equilibrio è la chiave di questo universo. Sono loro gli esseri viventi che spostano la bilancia. Anche loro non hanno equilibrio, non più. Essere in equilibrio li attira. Diventi come un'increspatura in una pozzanghera quieta, come uno spruzzo di sangue in un campo di fiori bianchi. Bene. Se è la salvezza del corpo che cerchi, potresti non trovarla curando la tua carne. I pericoli di questo luogo spesso sono molto concreti, e non di rado sono rimasto ferito. Per fortuna, ora la magia può soccorrermi anche in questo. Usando la formula Yegande, quando mi trovo in uno specchio d'acqua, il mio corpo si rigenera dalle sue ferite. Yegamide. Battesimo. Wow! Che carino! E se esco, smette. Il tuo diario è stato aggiornato. Devo riportarla da me. La magia che sto prendendo nel mio viaggio ha molti usi. Ora sono anche in grado di curare le mie ferite. Forse con un simile potere avrei potuto salvare Leif. Ma ormai è tardi. Devo proseguire ancora. Forse troverò un modo di sconfiggere la morte. Di riportarla da me. Oh, il nostro amico cerca una magia proibita. Cioè, immagino se è una magia proibita riportare in vita i morti, eh. Ho tutte queste mascherine. Guardate che simpatica, mamma mia. Voglio andarmene da qui. Ah! Runa di presenza. Ah, ok, la runa di presenza, semplicemente devo essere presente per aprirla. Ok, grazie. È una pressure plate di Minecraft. Qua però non posso ancora passare. No, infatti, grazie, runa di presenza, ci sono, per favore, si apra. Ale. Beh, aver imparato l'incantesimo di cura sicuramente avrà i suoi benefici. Ok, abbiamo imparato l'incantesimo di cura, allora forse, avendo capito che c'è della cura qui da qualche parte, potrei aver intuito la strada... No, questa mappa è incomprensibile. Mi spiace, ma non riesco a comprenderla ancora. Andiamo un po' a caso. Tanto non voglio imbattermi in un fiume della morte, in delle rapide terribili. Lume Tial. Intanto ce ne andiamo in questo corridoio, che sembra essere tranquillo, un po' troppo tranquillo, a vedere che cosa troviamo. Dall'altro lato! Sì? Cos'è che spara? Divertente! Ah, non fa male! Ok. Era solo per farsi prendere il cagotto. Beh, grazie! Sono molto obbligato nei vostri confronti. Ma dove arriva? Oh. Vediamo... Ah, credo che
Tian Huda. Ok, para, butta giù il muro. Ok, quindi bisogna correre in questo corridoio della morte fiammeggiante. Vai. No, ho sbagliato tasto. Con shift si corre, vai, passa, passa. Pronto, scattante. Uii. Hop. Ok, qua c'è un riparo. E immagino che più avanti non ci saranno. Infatti dovrò essere pronto con il Tian Huda. Passa. Vai. Tian Huda. Corri, corri, corri. Ma che bravo che sono. Passa, maledetta palla di fuoco. Tian Huda. No, col cazzo che sono riuscito. Me la son beccato in faccia. E continua. No, non è fattibile, non è fattibile. Devo buttarmi. Ah, cos'è? Qualcosa vive ancora nel tempio. I templi del culto dell'ordine non sono sempre stati luoghi desolati. In un tempo lontano non erano solo visitati da numerosi adoratori, ma erano anche abitati da creature che avevano lo scopo di servire loro e gli stessi templi. Tali esseri provenivano da mondi diversi e non sempre erano del tutto naturali. Alcuni erano stati creati espressamente per svolgere certi compiti. Dopo millenni di declino, poche di queste creature sono sopravvissute e le loro anime sono state corrotte dalla tortura di vivere in questi luoghi ormai maledetti. Esse non devono più servire a alcuno scopo e sono guidate solo dall'istinto, dalla rabbia e dalla sofferenza. Tra gli abitanti del tempio forse i più numerosi sono i Sevar, un tempo operai laboriosi e agili, in parte viventi e in parte meccanici. Potevano svolgere compiti anche molto complessi grazie ai loro 3 tentacoli. Oggi sono invece solo bestie impazzite per il dolore, facilmente riconoscibili dalle gigantesche e zannute bocche verticali che nascondono i loro volti sofferenti. L'ultimo barlume di ragione e civiltà che possono mostrare è il fatto che talvolta si muovono in gruppi, il che li rende ancora più pericolosi. Bene, mi volete dare un incantesimo un poco meglio della... Perché devo fare questo? No! Cosa faccio? Nulla! Devo scappare! Non posso combatterli! Ah! Aiuto! Devo riuscire a padroneggiare quella runa! Tian Huda! Ah! Chiuditi! Chiudi! No! Come? Ah! Devo chiuderlo qui dentro! Tian Huda! Ah! Chiuditi! Miseria ladra, devi chiuderti! Hecto lume! Ma figuriamoci proprio! Che musica epica! Ah! Tian Huda! Ah ah! Ho capito! Maledetto! Vieni, vieni! Adesso ti chiudo per bene! Cos'è questa? Runa di presenza! Tian Huda! Porca miseria! Ok, ho capito, però io devo chiuderlo qua dentro, non sono io che mi devo nascondere. Ah! Tian Huda! Vieni! Coraggio! Che c'è? Sono qui! Coraggio! Entra! Mamma mia, che brutto che sei! Quanta vita ho! Ah! Ora ho visto! Si apre quella roba! Porco! Mi ha colpito in malo modo, facendomi anche molto spaventare. Ah, ok, ho capito, non il mio bit... Porco miseria... Ah ah! Devo ripetere tutto. Ok, sono riuscito a ritornare qua molto velocemente. Adesso però... Eccolo là. Tian Huda. Vieni qua, piccio. Dai. Non fare il prezioso.
Tialguda! Cosa? Oh no! Questa è una trappola. Eh? Lume Tial. No, col cazzo che ha paura della luce. Aspettate. Hobby Kenu. Posso stordirlo? Hobby Kenu. No. Coraggio, sono qui, bello. Quindi? Bloccato? Quindi? Come va? Lume Tial. Lume Tial. Ehi là. Riproviamo, mi sono beccato una palla di fuoco in faccia, come avete potuto vedere. Stavolta mi ha preceduto. Bastardo. Allora, adesso che abbiamo capito come combatterlo, Tialhuda. Hobby Kenu. Tialhuda. Hobby Kenu. Ok, funziona. Cioè, lo abbiamo schiacciato, più che intrappolato, però ce l'abbiamo fatta. Ok. Oh. Fatto. Bene, non ce ne sono altri per ora. Cosa abbiamo qua? Gli araldi di Justitia. Solo a chi era senza alcuna brama di potere portava nel cuore Justitia poteva essere insegnato il potere del marchio di fuoco. Questi diventavano gli araldi di Justitia ed erano incaricati di far rispettare l'ordine usando il loro potere solo dove l'essenza di Aequelitas veniva tradita. Qual è il mio compito? Hobby Kenu. Amico, credo che ti manchi un blocco. Tu che dici? Vuoi un blocco? Ah, wait a second. Hobby Kenu. Hobby Kenu. Grazie. Questo blocco mi sa che ci serve quanto la statua. Hobby Kenu. Olè. Oh, guardate lo statuone che... Se si rovescia, siamo fottuti. Allora, saliamo un pochettino. Ah, Ale. Tialhuda. Hobby Kenu? Non so bene a cosa servi, statua, però per ora stai qui, che non si sa mai che questo coso decide... Hobby Kenu. Mamma mia. Stai qua, fermo. Hobby Kenu. Tu invece vieni con me. Ah, guardatelo. Là sotto l'occhiolino suo rosso. Pezzente, questo ci si succede se ci si mette contro di me. Ah, mi sa che bisogna salire anche là. Hobby Kenu. Vieni, blocco, vieni. No, mi sa invece che non bisogna salire per di qua. Allora, questa runa è quella che dobbiamo trovare qua in giro. Adesso bisogna capire dov'è qua in giro. Vediamo un luogo dove si possa... Dove ci si possa alzare, no? Ah, sarà l'enigma. Fermi. Giusto. Hobby Kenu? Ok, piano. Namet Hecto. No, ho sbagliato. Hecto Namet. Ok, sono salito. A parte queste tre cose non c'è nulla quassù. Ok, again, però stavolta lo si fa meglio. Urk! Vieni qua, bello. Tialhuda. Bravo. Coraggio.
Oh, orca! Dai, cosa ha fatto? Devi startene fermo qua giù. Hobikenu! Hobikenu! E adesso stiamo così finché la porta non si chiude. Tialhuda! Hobikenu! Orca! Hobikenu! Porca puttana! Tialhuda! Tialhuda! Hobikenu! Stai fermo! Bene! Ah! Come va, amico? Cos'è una pozza d'acqua, però? Funziona? Yegamide! No. Allora, l'amico ora è qua, no? Intrappolato, che non può far nulla. Tialhuda. No! Tialhuda! Hobikenu! Gesù santo, mi ha di nuovo ridotto a fin di vita, eh? La soluzione non ha a che fare con lui. Lui era solo il primo enigma. Lume Tial. Grazie. Ma qui non c'è scritto nulla. Solo chi è senza brama di potere. Senza brama di potere. Aspettate, ma possiamo risalire da là. Intanto noi ce ne andiamo. L'amico là è intrappolato. No, non possiamo. Andare laggiù non si può. Allora. Perché c'è stato questo improvviso taglio senza senso? Si è bloccata la rec e non ho capito molto bene perché. Vi posso far vedere però quello che ho fatto nel mentre, perché io ho già salvato su un nuovo salvataggio. Perché, cioè sullo stesso salvataggio, perché pensavo registrarsi ancora, invece no. Come potete vedere qua le palle di fuoco hanno smesso di funzionare. Mi sono rivisto la registrazione fino a dove si è fermata e vi posso spiegare per filo e per segno quello che ho fatto. Allora da qui, quello che avevo deciso di fare dopo essere risalito grazie all'utilizzo delle statue come scala era stato di quello di tornare indietro e vedere cosa c'era nel percorso d'acqua. Il ruscello là, il fiume d'acqua, la cosa d'acqua, non ha portato a niente. E lì mi è venuta un'illuminazione. Ma aspetta, ma se io uso la statua grande come scudo, può funzionare? La statua effettivamente bloccava le palle di fuoco, cosa che io quindi sono passato per questo corridoio tenendola in mano costantemente con Hobikenu. La tenevo in mano costantemente e le palle di fuoco non mi facevano nulla. Poi l'ho posizionata qua in modo tale che le sfere di fuoco non potessero più partire. Sono andato qua, ok? E ripetiamo assieme questo coso, visto che nessuno avrà ascoltato. Marchio di fuoco. Il fuoco purifica la carne, libera la mente dal suo guscio. Il fuoco è da sempre il nostro migliore amico, ma queste parole snaturano la sua essenza. Noi lo usavamo sui nostri amati, permettendogli di vivere di nuovo come i loro veri sé. Chi ha concepito queste rune voleva però stupidamente usare le fiamme per impedire ai suoi nemici di arrecargli danno. Incurante delle menti che così liberava, la carne è l'unica prigione per una mente. Le fiamme l'unica chiave. Se per te il fuoco è un'arma, bada con attenzione contro chi lo rivolgi. Tutte le menti che liberi restano con te, per sempre. La magia non permette solo di creare o manipolare, ma anche di distruggere. La frase Hatul Hagni scaglia un marchio di fuoco che si attacca all'oggetto colpito, e dicendo Huda Noten, esso esplode, bruciando e devastando tutto nelle immediate vicinanze. Per sfruttare l'intera potenza di incantesimo, tuttavia, occorre attendere che il marchio abbia completato il suo periodo di carica. Dopo che avevo letto qua il marchio, intanto io qua volevo cominciare a fare meno attenzione lì per guardare più voi, però a quanto pare non posso, perché cosa che stavo cercando di fare, inizio a guardare più voi, mi giro una singola volta e la registrazione è stata stoppata, quindi meglio se continuo a fare il mio coso. Comunque sia questo è l'incantesimo che abbiamo appena preso. Hatul Hagni. Come potete vedere, a parte il fatto che è il simbolo delle porte di fuoco, infatti la porta là sotto l'avevo aperta con questo. Adesso aspettiamo, ci vuole un po', ecco. Adesso è alla massima potenza. Huda Notem! Ed esplode, deflagrando tutto.
In quel momento sono tornato indietro, sono sceso là sotto per poi rendermi conto che non potevo più risalire. E allora gli stavo dicendo, ma se la porta non si apre sono fottuto. Per fortuna la porta è letteralmente esplosa. Però voglio provare una cosa insieme a voi, no? Nemico! Tihal Huda! Sei libero! Hatul Hagni! Ehi? Hatul Hagni! Ok, l'ho preso. Vedete? La runa si è formata sotto di lui. È la prima volta che lo provo a sconfiggere, eh? Sei carne morta. No, Huda Notem. Huda Notem. Orca puttana. Huda Notem. Huda Notem. Marca cacchio. Huda Notem. Grazie. Lost Soul. Non funzionava. Oh, povero. Hobikenu? No, è proprio... L'abbiamo... un po' ucciso male. Ah sì, giusto. Questo è il punto che abbiamo raggiunto, ovvero... oltre il fiume qua c'era una runa di comando che ha aperto lo shortcut, che qua c'era una grata di ferro e quindi abbiamo aperto la strada. Adesso non so quanto lungo effettivamente il video sarà, però voglio provare a fare una cosa insieme a voi. Intanto... questo incantesimo lo useremo talmente poco. Yegamide. Yegamide. Però cura molto. Allora, qui cosa abbiamo? Ah, runa di presenza. No, grazie. Ma no, no, grazie. Non mi vado a gettare nell'oscurità più imperterrita. Piuttosto passo per di qua. Hatul Hagni. Non so se basta farle esplodere ora. Noi per sicurezza aspettiamo il massimo. Tanto non ci vuole nulla. Huda Toten. Barriera infranta. Mamma mia. Oh, runa di presenza. Buongiorno. Ok. Siamo morti per alcuna ragione alcuna. Il tipo è ancora vivo? Oh! Non solo è vivo, è anche libero. Hatul Hagni. Mamma mia, stai per esplodere. Huda Noten. Huda Notem. Ok, l'abbiamo fatto scoppiare di nuovo, povero. Però... cosa è successo là dentro, effettivamente? La vita calava? Siamo morti per qualche ragione particolare? Non ho capito. È stato molto strano. Proviamo ad andare a rivedere. Se la vita cala, usciamo subito. Hatul Hagni. Huda Toten. Notem, comunque, Notem. Proviamo a vedere. Sì! Cacchio! Ah! Hatul Hagni. Huda Notem. Oh shit! Quel punto è strano. Tanto qua c'è l'incantesimo d'acqua. Yegamide. Ok, proviamo ad affrontare quella stanza, eh. È strana. Ah. Oh. Ok, un luogo abbiamo raggiunto correndo. Non si sa se è sicuro o meno, però almeno non moriamo col tempo. Hectolume.
così chiudiamo ancora di più. Ma che cosa ha fatto esattamente quel raggio di luce? Ectolume. Ah, colpisce là. Quindi per aprire mi sa che dobbiamo colpire quell'altro. Ma questo raggio di luce colpisce solo da quel lato? Ectolume. Oh, ah, ok, ok. Semplicemente... Perché si è chiuso comunque? Hobikenu. Ok, questo possiamo sollevarlo, come potete vedere. Hobikenu. Possiamo usare anche questa statua. Tialhuda. Hobikenu. Hatul Hagni. Proviamo a far saltare in aria quel cristallo. Hudanotem. Non è servito. Tihal Huda. Hobikenu. Non so se devo fare esattamente questo, eh? Eh? Ah, aspettate. Ah, vanno in contemporanea. Ah, wait a second. Dove colpisce? Ectolume. Ectolume. Colpisce là. Hobikenu. Vieni qua, cristallozzo. Stacci. Ectolume. Circa. Appunto. Circa. La statua. Dove l'ho lasciata? Oh. Tialhuda. No. Hobikenu. Scendi, giù, statua. Ho capito cosa devo fare. Devo sollevare. Ectolume. Prendiamo l'altra statua. Hobikenu. Quindi dobbiamo fare una statua su statua? Ah, un lavoro egregissimo. Bene, mamma mia che adesso casca, eh. Ectolume. Allora, per far combaciare i flussi, la luce, cioè il cristallo deve essere posizionato all'incirca qua. Qua. Hobikenu. Mamma mia, piano, piano. Porca miseria. Oh, il mio lavoro. Hobikenu. Ectolume. Oh, mamma mia, quanta sofferenza. Ah, però allo stesso tempo di là non deve andare la luce. Ah, non deve andare la luce? Hobikenu. Mamma mia, non te la faccio andare mai nella vita adesso. Toh, questa statua è inutile, è stata tutto il tempo che mi ha fatto dannare. Rimani là. Ah, ah, Hobikenu. Rimanici. Ecto Namet. Namet Ecto, ogni volta sbaglio. Ectolume. Ero io, non ci credo, dovevo mettermi in mezzo alla luce, ma che figata che è questa. Va bene, fighissimo, fighissimo, non pensavo funzionasse, però molto molto figo. Molto figo. Chiudiamo qua, è perfetto. Allora, fino ad adesso ha registrato almeno, quindi ti ringrazio gioco. Quindi, i corsari qua abbiamo fatto grandi cose, abbiamo quelle... Hatul Hakni! Non è Hatul Hakni! Ho scoperto il primo incantesimo d'attacco, Totem Huda, Huda Totem, Huda Notem, bellissimo.
Quindi, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto, siamo andati belli avanti, io ho lavorato, ho fatto lavorare il cervello. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre piacere di iscrivervi nei vari video, nei vari social, condividete il video su Instagram, facciamo la prossima volta, con nuovi video, qualunque cosa. Arrivederci.